I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier when the morning comes. Ciao a tutti e ciao a tutte e ben arrivati ai nuovi iscritti, ovviamente. Voglio ringraziare tutte voi che mi avete scritto, mi avete mandato messaggi chiedendomi se sto bene, se va tutto bene. Va tutto bene, non preoccupatevi se qualche settimana scompaio e non riesco a pubblicare dei nuovi contenuti qui sul canale YouTube. Probabilmente sto lavorando ai nuovi prodotti e a volte presa nel flusso delle cose non riesco a dedicare del tempo per riuscire a fare dei nuovi video. Purtroppo non è solo il appunto girare il video che richiede tanto tempo, ma soprattutto la post-produzione, quindi il montaggio, che richiede comunque delle buone ore e tanta concentrazione. Quindi mi raccomando, non vi preoccupate, va tutto bene e vi aggiornerò il prima possibile anche su insomma come vanno le cose. Soprattutto voi che siete così care mi chiedete sempre se va tutto bene, come evolve la situazione. Nel video di oggi volevo parlarvi di un argomento che noto spunta fuori ultimamente nei vostri messaggi, ossia mi state chiedendo quali sono le erbe scurrenti. Cosa vuol dire erba scurrente? Vuol dire che è quell'erba tintoria o riflessante che applicata sui nostri capelli può scurire il colore di una tonalità. Va detto per chi è appunto principiante nel mondo delle erbe tintorie che da sola la lausonia applicata strato dopo strato, quindi varie volte, anche applicazioni ravvicinate, porta ad un colore sempre più scuro, quindi dovete fare attenzione. Non vuol dire che se usate sempre la lausonia applicandola, non so, una volta al mese, due volte al mese, tre volte al mese, ogni settimana, rimarrete sempre con lo stesso identico colore ramato o rosso. Occhio che strato dopo strato ovviamente si aggiunge uno strato dopo l'altro e quindi otterrete nel tempo un rosso sempre più scuro. Come potete ovviare a questo? Potete ovviamente lavorare esclusivamente sulla ricrescita con la lausonia pura, se appunto desiderate ottenere un rosso ramato, un rosso freddo, ve ne ho parlato anche in un video precedente di come ottenere queste due tonalità, e sulle lunghezze, per evitare la stratificazione, vi consiglio o di utilizzare la cassia proprio per diluire il pigmento tintorio, quindi evitare questa stratificazione, oppure di a fare questa applicazione sulle lunghezze utilizzando un balsamo che grazie alla sua quota grassa influisce un po' sulla resa del colore, quindi aiuta a non scurire così tanto le lunghezze, ma solo ravvivare il colore. Tolta questa premessa, arriviamo alle erbe tintorie scurrenti, che poi non sono solo tintorie, ci sono anche delle erbe riflessanti, come vedete, che potrebbero appunto scurire i capelli. Le due erbe tintorie scurrenti per definizione sono ovviamente l'indigo ferra tintoria oppure il Catham buxus dioica, che queste due sono le loro denominazioni latine e che vengono appunto riportate anche nell'INCI. Quindi se volete sapere se l'ene nero che state acquistando è l'indigo oppure il Catham, controllate sempre l'INCI. Sono delle erbe tintorie che si usano, hanno un pigmento blu e che viene rilasciato sui capelli. Si possono usare sia pure se non avete capelli bianchi per ottenere un colore scuro, quindi un castano scuro, oppure un nero addirittura, ovviamente stratificando anche in questo caso. Stratifica anche se non utilizzate la lausonia. C'è sul blog un articolo dedicato a come ottenere il nero blu oppure il nero viola con riflessi ovviamente blu oppure viola utilizzando il Catham o l'indigo, e c'è l'esempio di Irene, che è una carissima cliente, che ha ottenuto sui suoi capelli castano chiaro un bellissimo nero blu utilizzando esclusivamente l'indigo, ovviando ovviamente a usare la lausonia, che poi potrebbe dare nel tempo dei riflessi ramati man mano che il colore stratifica, invece che scarica. Invece lei, utilizzando esclusivamente l'indigo, non avendo dei capelli bianchi, ha ottenuto questo nero intenso, profondo, bellissimo. Ovviamente chi ha dei capelli bianchi e desidera comunque ottenere il colore nero, il doppio passaggio non può essere evitato,
Per chi di voi si lamenta che appunto ci sono troppe ore di posa, io ho fatto un video, ho dedicato un video e anche su Instagram ne ho parlato tantissimo. Se non mi seguite su Instagram vi consiglio di seguirmi anche lì, perché spesso e volentieri ogni settimana sono molto più attiva che magari non su YouTube. Ho fatto un video dedicato appunto a come dimezzare i tempi di posa e i trucchi che potete utilizzare per dimezzare appunto le ore che tenete in posa, le erbe tintorie. Detto ciò, come funziona l'indigo e il katam? Tutti e due hanno un pigmento blu, quindi solo i riflessi che sono diversi, appunto nel caso dell'indigo sono blu, quindi nel caso del katam sono viola, melanzana. Nell'acqua del risciacquo è normalissimo che l'acqua che appunto va via dopo aver fatto l'impacco con le erbe tintorie che sia di colore blu. Non vi aspettate un'acqua di colore viola, come mi è capitato di rispondere a qualche vostra mail in cui ponevate questo dubbio. Applicando appunto questo pigmento blu sul rosso della lausonia, proprio per un discorso cromatico, il colore che ne risulta è un castano, che può essere più o meno scuro in base alle percentuali che utilizziamo nel mix. A parte queste due erbe tintorie, esiste anche un'erba riflessante che è l'amla. Ciao amore! Ecco, l'amla è un'erba riflessante dal pH acido, molto acido, quindi mi raccomando, non utilizzatela in mix in cui è presente il katam o l'indigo, perché andate a impedire affinché agiscano al meglio sui vostri capelli. L'indigo e il katam amano il pH basico, quindi andrebbero in contrasto con l'amla. L'amla è ottima da utilizzare per chi ottiene sui propri capelli bianchi o sui propri capelli un colore rammato, troppo arancione, troppo acceso in base appunto alla tonalità di base dalla quale si parte, e desidera non scurire troppo il colore. In questo caso io consiglio sempre di provare a fare un test di prova con l'amla, che appiattisce un po' questi riflessi molto forti senza andare a scurire troppo il colore. Ovviamente, ma bisogna fare il test di prova, e mi raccomando, se lo utilizzate soprattutto su dei capelli castani scuro e vi piacciono i vostri riflessi, fate sempre il test di prova prima. Io avevo parlato della mia esperienza con l'amla, io amo nei miei capelli i vari riflessi camaleontici che appunto le erbe tintorie regalano, e usare l'amla mi ha portato in passato appunto ad un colore molto piatto, quindi funziona veramente, riesce ad appiattire tantissimo i riflessi. Infatti la consiglio anche su quelle di voi che mi chiedete: ma io non voglio il nero che abbia riflessi melanzano, oppure riflessi viola, oppure riflessi blu. Allora consiglio di fare un impacco separato solo di amla e magari anche della cassia, per appiattire questi riflessi che potrebbero risultare in seguito appunto ai due passaggi con la lausonia e con il katam o l'indigo. Tra le erbette che possono risultare scurrenti c'è anche il naga armota, che si utilizza perché aiuterebbe appunto nel caso del castano, oppure anche il malo di noce. Tenete sempre presente però che si parla sempre di erbe riflessanti, che magari il colore risulta bellissimo appena appunto applicato, appena tolto l'impacco di erbe tintorie, ma con i primi 2-3 shampoo è molto probabile che il colore scarichi, proprio perché queste erbette sono riflessanti, quindi non si fissano sul capello e quindi vanno via con i tensioattivi che sono presenti nei vari shampoo. Ovviamente utilizzando il cedar potrete magari ovviare affinché scarichino troppo in fretta, però ovviamente se desiderate oppure scegliete di utilizzare nei vostri impacchi il malo di noce oppure il naga armota, tenete presente che non è un colore definitivo che vi darà. Già di loro le erbe tintorie, quindi non le riflessanti, scaricano comunque con i primi 2-3 shampoo, figuratevi se utilizzate nell'impacco delle erbe riflessanti. Ovviamente dovete anche tenere presente che più ne aggiungete appunto di malo di noce, di naga armota, di queste erbette riflessanti nel vostro mix, più viene diluito il mix tintorio, quindi potrebbe incidere anche sulla copertura di capelli bianchi. E l'ultima erbetta che vi sorprenderà
che potrebbe scurire i vostri capelli è l'acassia. Scurire i capelli, occhio, mi riferisco ai capelli chiari, biondi, non i capelli bianchi. Sui capelli bianchi non ho assolutamente presa, anzi, non vi preoccupate, potete passarla sui capelli bianchi perché non diventeranno mai dorati o gialli. Fa fatica a prendere a volte la laustonia su quei capelli proprio robusti, figuratevi l'acassia. Quindi, occhio, se siete bionde, se siete avete i capelli decolorati, ne avevo già parlato in passato, vi lascerò il video. Nel caso dei capelli decolorati rischiate i riflessi verdi, quindi assolutamente fate un test di prova. Se siete invece biondissime, quindi chiarissime di natura, assolutamente fate un test di prova con l'acassia per vedere se non scurisce i vostri capelli di una tonalità. Quindi da un biondo chiaro diventerete un biondo di una tonalità più scura, un biondo che può essere virare sul cenere, dipende. Quindi mi raccomando, fate grande attenzione. È utile da utilizzare, potrebbe essere se siete bionde naturalmente, quindi se non avete mai trattati chimicamente i vostri capelli, sono un biondo cenere e avete la ricrescita bianca, c'è un mix che potrebbe dare degli ottimi risultati utilizzando il katam e la cassia. Quindi mi raccomando, il katam non molto alto, è il 30% massimo, fate sempre i vostri test di prova 30-40% e provate a vedere cosa ne viene fuori su una ciocca di capelli. Ovviamente non è un mix che vi copre i capelli bianchi in maniera permanente come fa la laustonia, ma può essere un'alternativa per rimanere comunque su un colore biondo cenere che ovviamente nel tempo va via con i vari lavaggi, però intanto non utilizzate le tinte chimiche. Io insomma, mi fermo qui, fatemi sapere se mi è sfuggita qualche erba scurrente e volevo anche chiedervi di collaborare, di aiutarmi lasciandomi qui sotto nei commenti il motivo per il quale avete scelto di utilizzare le erbe tintorie, se appunto per un discorso di coprire i capelli bianchi, se perché semplicemente volevate variare il vostro colore, oppure se volevate curare, rinforzare, approfittare proprio del fatto che utilizzando le erbe tintorie i vostri capelli sarebbero diventati comunque più forti e più sani. Vi ringrazio, spero che il video vi sia stato utile, che avete imparato qualcosa di nuovo. Non esitate a condividerlo con i vostri cari, con le vostre amiche, le vostre mamme, sorelle e soprattutto lasciate un like. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!